entrare nelle condizioni. Qui c'era un'attività degna che poteva esercitare, ecco che c'è rimasto. Questo qui era un 9-1. Ok? Non era abusivo. Ho perso tutto, che caratteristica, ho provato a salvarne uno, mi ha preso a fuoco qua, perché c'è stata l'incuria. Qui era una disgrazia da annunciare. Io non la conosco. Lei può essere anche il presidente. Stavo parlando con il solubista che stava parlando. Gabinetto del sindaco, perché è una delle quelle questioni di città che va avanti appunto da 30 anni e che noi vogliamo risolvere. La vogliamo risolvere in tutti e due i sensi. Fare questo mestiere è un mestiere, per di più è di pubblica utilità, per di più è legato, come sapete bene, anche al riuso, al riciclo, prima che qualcosa diventi rifiuto. Quindi se gli sfasciacarrozze lavorano all'interno di un sistema di sostenibilità, diventa anche diciamo un lavoro del futuro, non può essere fatto all'interno della città consolidata, e quindi loro aspettano da 20 anni la delocalizzazione, così come da 20 anni lo aspettano i cittadini di queste zone, così come da 20 anni lo aspetta la città, perché questo è un parco, deve essere un parco e non può avere questo tipo di attività. E quindi un tavolo istituzionale con la Regione Lazio per accelerare i tempi e per appunto arrivare al più presto a farli riaprire in una zona idonea, accorciare i tempi della burocrazia per poter dare una risposta. Venerdì la prima riunione in Campidoglio e da lì si inizia il lavoro. Oggi la richiesta che io faccio a loro è, a fronte di questo tavolo, ovviamente bisogna riaprire la Palmiro Togliatti, bisogna ridare la possibilità a questo quartiere di vivere e si governa la città in un sistema di dialogo e non di contrapposizione.